Dopo tanto tempo siamo riusciti finalmente ad arrivare a una conclusione. Penso che appena finito il mese di agosto ci sarà già una ditta per la messa in sicurezza del rudere e quindi per la rimozione delle bancate, di tutta quella situazione, di tutta la vegetazione, di tutte le parti in imminente pericolo di caduta, e un ritorno alla tranquillità, un decoro urbano che i teramani aspettavano da tantissimo tempo. L'investimento complessivo è di 140.000 euro all'incirca, l'importo dei lavori intorno a 115.000 euro. È stato uno dei primi impegni che ho preso su di me, che ovviamente ho proseguito nel lavoro che era stato fatto da parte dell'amministrazione, del commissario, del sindaco precedente ancora, di tutto, perché dura dal 2004 in poi questa storia. Però negli ultimi mesi, da quando sono stato nominato assessore, abbiamo dato veramente un impulso forte per la risoluzione del problema e adesso siamo riusciti, attraverso la Protezione Civile regionale e nazionale, a far rientrare questa operazione in un disegno di sicurezza e di messa in sicurezza, per cui al massimo entro il fine mese di agosto saremo nelle condizioni di poter vedere la ditta che inizia a fare i lavori per la messa in sicurezza definitiva. Il futuro del rudere sarà una scelta dei proprietari, ovviamente. Noi ci aspettiamo che possa essere recuperato, nella consapevolezza che ci si devono intersecare gli interessi ovviamente dei privati rispetto all'interesse pubblico. Questo però non sta nelle mie corde. L'aspetto che sicuramente avremo è che a partire dal mese di settembre, appena finito di fare i lavori, nel giro di qualche mese, avremo un decoro e la zona riprenderà, si riqualificherà, perché oltre a tutte le bancate, oltre a tutte le transenne, oltre a una pulizia generale, la messa in sicurezza, sia i cittadini che ci abitano, sia il decoro della città ne avrà un vantaggio notevole.